Vi condanno ad essere congelati e imprigionati per 120 anni. Secondo me siamo figli del futuro. Esatto, sulla base lunare Armstrong, nel 2269. Bellissimo! Ma bellissimo, ma siamo anche in fede, compagni di ghiaccio, tu dici bellissimo. Io ho già freddo. Basta così, portali via, poi provvederemo a distruggere la casa. Gentili cavalieri, io non conosco nessuno di questi tizi. Sei un traditore! Zitto! Se poteste liberarci. Assolutamente no. Ma noi abbiamo un castello da governare. Noi siamo Orlando e Goffredo da Balasso. Dalla mia banca dati risulta che il castello di Balasso è stato distrutto 400 anni fa e al suo posto è stato costruito un centro commerciale. Cosa? Cosa dice questo marrano? Ah, è anche un parcheggio. Mentisci! E ci insulti! Forse abbiamo già perso abbastanza tempo. Portateli via, in prigione. Non potete farci questo. Abbiamo la dignità. Non è giusto. Io il futuro me lo immaginavo bello. Ora diventerò un cubetto di ghiaccio. È proprio così. L'Alex Del Piero è finito qua in carcere. Il campione italiano a livello scolastico. L'unico e solo. Uff, mia madre me l'aveva detto di non frequentare certa gente. E invece io... E poi il mio iPod non c'è più, lo lasciavo nella casa. Ma tanto è da tanti giorni che non lo uso. E dove sarà Giulia? Forse è rimasta congelata, o sarà stata divisa in cubetti, moriremo tutti! Buone notizie, ragazzi! Siamo tutti liberi, possiamo uscire! E con tutte le mie scuse, ragazzi. Alexander è un computer un po' brusco. Dovrei riprogrammarlo. Gli ho spiegato la situazione. Presto ci farà tornare a casa. Computer, liberare i ragazzi. Scusa, ci ami, che ragazzi, grazie. Sì, ma Giulia. Ragazzi, diciamo che la vostra amica è un po' sbadata. Ops. Oh no. Ragazzi, sono a casa, avete visto? Per sbaglio ho premuto un pulsante della tastiera ed eccomi qua. È una cosa bellissima. Ci vediamo quando tornate, mi raccomando, ciao. Permettetemi di accompagnarvi a casa. Amica, ma
l'ha detto al professore del guasto al portale. Sì, ma non ci può aiutare più di tanto, perché non si può cambiare il corso della storia. Una regola fondamentale è che non si può interagire con le epoche. A parte per chi lo fa per sbaglio, come è successo a voi. A voi ragazzi darò qualche piccolo consiglio. Noi vogliamo trovare Doc e tornare a casa. Venite con me, vi mostro una cosa. Ma questo è... Esatto, è proprio Doc. Wow. Sì, ma è solo un ologramma. Ologramma, è una cosa finta. Esatto, ragazzi. Ora seguitemi. Quindi riassumendo, dicevi che c'è modo per farci ritrovare Doc? Certamente. Dai nostri archivi risulta che lui fu uno dei primi a inventare il viaggio nel tempo. Ma non posso darvi molti aiuti. Allora vuol dire che lo ritroveremo. Ragazzi, questo dipende da voi. Quindi avete ancora molta strada da fare. Ma intanto ho un regalo per voi, ragazzi. Quindi possiamo ringraziare il professore? Così possiamo metterci di nuovo in viaggio, ragazzi. Ok, siamo pronti. Lisa, ok, Mac è qui. E Goffredo Orlando? Amici, cosa vi è successo? Amici, dite. Brutti marrani, vi siete dimenticati di noi. Siamo quasi dei cubetti di ghiaccio. Questa volta ce la pagherete. Ma lasciamoli così, sono pure belli. Cosa dici? Aspetta che mi liberi e poi vedremo. Dovete tornare nella vostra casa. Abbiamo fatto impiantare un dispositivo. Manderemo una scarica elettrica simile a quella di un fulmine. E ve ne daremo una di scorta. Mi raccomando, utilizzatela al momento giusto. Non possiamo darvene di più. È stato un piacere conoscervi, ragazzi. Aveva detto di ricordargli di darci un regalo. Ah, vero. Che sbadato. Ma è un libro di storia. L'ho preparata apposta per voi. Si ferma al 2014. Mi raccomando, usatelo con cura. Vi sarà molto utile. Non posso dirvi altro. Mi fa venire in mente Doc. Quando lo ritroveremo, glielo regalerò. Grazie di tutto. Grazie a voi, ragazzi. E buon viaggio. Cavoli, la batteria si sta quasi esaurendo. E non sappiamo ancora come farti funzionare. Se solo ci fosse Doc qui con noi. Che succede, amico? Aver visto l'ologramma di Doc mi ha fatto venire tanta nostalgia. Io non credo di farcela questa volta. Non dire così, possiamo trovare una soluzione. È solo che non abbiamo avuto il tempo di concentrarci. Beh, Ted, ce la possiamo fare, la batteria ancora funziona. Mac, amica, se potessi vi vedrei anch'io. Forza, andiamo a studiare il funzionamento del portale. Ripartiamo da zero e controlliamo tutto. Orlando, fratello mio, essere quasi congelati è stata una delle esperienze più brutte della mia vita. Hai ragione, Goffredo. Sento ancora freddo nelle ossa e non riesco a muovermi a dovere. Incredibile, una casa in mezzo al deserto. Messere, chi siete voi che entrate nella nostra dimora? Zitti, ho bisogno di un premio in mio onore. Ho fatto proprio bene entrare in questo luogo, qui dentro.
dentro troverò sicuramente quello che cerco. Eppure, calcolando che Dog aveva finito di costruirlo, ci devono essere da qualche parte le istruzioni per usarlo. Ma cosa vedo? Un uomo senza pelle. Questo sarà sicuramente il miglior premio e il mio onore. Senti che bernoccolo! È impossibile, fratello! Anch'io ho un bernoccolo, ma non ricordo di averti colpito. E Amiga dov'è? C'è una registrazione video del computer di sorveglianza. Guarda, un faraone sta usando Amiga come premio. Premio lei? E chi lo vorrebbe mai vincere? Mi sa che dobbiamo uscire una bella casa, vero? Mi sa di sì, è anche molto in fretta. Buona fortuna, ragazzi! Si sono dimenticati di noi! E vai, andiamo! Grazie, amico. Hai imparato un sacco di cose da te. Ci siamo persi qualcosa? Io e Goffredo siamo rimasti storditi dallo scongelamento. Amica, ma hai portato anche due estranei durante i tuoi viaggi temporali? Doc, è un discorso lungo. Dovremmo riportarli a casa. Finalmente, si è fatta una certa ora, e comunque è diventato insopportabile per darmi. Ah, è così che la pensi? È un cretino. Io i miei libri che mi aspettano.